Benvenuti sul mio canale, io sono Ketchup Dream. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, spero che voi mi sentiate, perché il microfono ultimamente mi dà dei problemi. Ho cambiato postazione per cercare che così mi sentiate meglio. Allora, iniziamo il video. Questo video è in collaborazione, prima di tutto, con il canale di Andrea 93, che vi lascio su nella i magica, che non so dove la troverete. Se vi interessa sapere cosa pensa anche lui del mio medesimo video, cioè più o meno simile, andate a visitare il suo canale. E ditemi cosa ne pensate, se volete avere un altro parere sui preferiti negativi del mese. Procediamo con il video. Allora, se vedete che ogni tanto butto l'occhio per terra, non sto guardando il vuoto, ma ho fatto una lista. Perché questo, diciamo, il mese di febbraio ho visto parecchi film, telefilm, tante cose. E quindi la lista, diciamo, è un po' lunga, ma non mi soffermerò particolarmente su ogni singolo punto, almeno ci proverò. Partiamo con il telefilm che ho visto nel mese di febbraio. Ho visto un telefilm molto bello, che parla di supereroi ed è un tratto dei supereroi della Marvel che si chiama Defender, che io lo consiglio per tutti gli amanti appunto del genere Marvel, anche perché comunque all'interno del telefilm ci sono personaggi come Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones e via dicendo. Lo consiglio perché comunque mi è piaciuto molto, mi è messo fra i preferiti perché come è stato comunque sviluppato tutto il resto è veramente bello. Per chi è amante appunto del genere lo consiglio. Spero che faranno comunque altre stagioni. Vi dico solo questo. Allora, un altro film che invece vado a citare, l'ho messo tra i preferiti e i negativi perché non l'ho capito. Perché è particolare. La trama è semplicemente che parla di due adolescenti complessati. Tanto complessati. E diciamo che è divertente per alcuni punti e per altri punti mi ha lasciata un po' perplessa. Perché non ho capito bene questo telefilm, come doveva essere sviluppato, come doveva andare a parare la trama. Comunque, il telefilm in questione, che poi vi lascerò tutte le immagini se riuscirò, si chiama The End of Fucking Good World. Che per chi interessa il genere è un po' strano. Io, come ho detto, comunque vi lascio l'immagine e tutto il resto. Vuol vedere, ditemi cosa ne pensate, per chi l'ha già visto, ditemi poi cosa ne pensate. Un altro telefilm che invece ho ripreso a guardare, che io consiglio, si chiama Falling Skies. Spero di averlo pronunciato bene, tanto vi lascio sempre l'immagine a destra e a sinistra. È bello perché parla di un'apocalisse dove praticamente l'apocalisse dove sono atterrati degli alieni, quindi per quello c'è l'apocalisse ovviamente. Ed è bello perché il genere è fantasy apocalittico, dove diciamo che alcune persone che abitano appunto sempre in America cercano di sopravvivere a questa invasione aliena. Però diciamo che andando avanti con gli episodi si svilupperà molto bene perché la trama è tanto scontata, per quello mi è piaciuto molto. E poi comunque sa, io sto continuando adesso a guardarlo perché lo trasmettono anche su Rai 4 adesso i nuovi episodi. Dalle 4 pomeriggio fino alle 7 e mezza, quindi avanti un bel po', fanno abbastanza episodi. Ed ero rimasta bloccata appunto perché io quell'orario da scuola, quindi l'ho visto l'altra volta che sono rimasta a casa. Ve lo consiglio comunque, è uno dei miei preferiti perché è molto carino. Andiamo avanti. I film invece. I film, devo dire che un film molto bello che ho visto è stato L'assassino sull'Orient Express. Ovviamente, comunque. C'era Johnny Depp e non potevano vederlo. Però non è per niente scontato come film. Io vi sfido a cercare l'assassino. Ovviamente perché non l'ho visto. Cercate l'assassino. Non lo scoprirete mai. È veramente bello. Mi ha colpito tantissimo. E l'ho messo appunto sui preferiti. Andate a vederlo. Lasciami sempre l'immagine da qualche parte. Un altro film che secondo me è molto bello. Ci ho fatto anche una recensione. È 50 sfumature di Rosso. Che ovviamente non so nemmeno parlare, lì se riesco vi lascio la mia recensione nella iMagica, però ve lo consiglio, a me è piaciuto, ovviamente dovete aver visto il grigio e il nero, se non ha senso, e per il genere non solo erotico, poi lo ripeto sempre. Un altro film che ho visto, che lo metto sui negativi invece, è The Bye Bye Man, chi l'avrà visto già dirà non lo dire, non lo pensare, non lo dire, lo metto sempre qua l'immagine, se riesco. Mi ha lasciato molto perplessa. Non è, secondo me non è tanto horror. È più da jumpscare barra molto ansiogeno. Chi vuole avere molta ansia, si vada a vedere questo bellissimo film horror. Perché
Io non mi è piaciuto, sinceramente, perché mi mette tanta ansia e angoscia. Andiamo avanti. Un altro film che ho visto, che penso che tu ti conosciate, è Maze Runner 3, l'ultimo appunto che è uscito. A me è piaciuto. E era ovvio che, essendo il finale, doveva morire qualcuno. E non vi dico nient'altro. A me è piaciuto. A molti hanno detto che invece non è piaciuto, così. Io non mi sono tra i preferiti perché è veramente bello, ha effetti speciali, come è stato proprio fatto in generale, eccetera. Poi, insomma, è molto soggettivo. Un altro film è Fullmetal Alchemist, che è preso appunto dall'anime, che è abbastanza fedele, a parer mio, molto fedele, e lo guardavo sin da piccola l'anime. Il film mi è piaciuto molto. Io ve lo consiglio se siete amanti del genere, perché io lo metto appunto sui preferiti. Mi è piaciuto molto come hanno riprodotto il film, sono stati abbastanza bravi. Un altro film che ho visto, particolare giapponese, che non so se lo conoscete, si chiama As the Good Will. Questo lo metto tra i preferiti barra negativi, perché l'idea del film è bella, perché parla di questi ragazzi che devono superare delle prove di giochi, ovviamente sono giapponesi, però comunque sono anche italiani, tipo il Girotondo, 1-2-3 Stella, tipo c'è anche un altro gioco, il Matrioska, per dire. Sono dei giochi che devono superare per non morire. Però il problema è che è stato sviluppato da, secondo me, in una maniera mediocre. Non voglio insultare ovviamente il regista, però l'hanno sviluppato in una maniera che non mi è piaciuta molto. Però di per sé l'idea, la trama era carina. Cioè, è carina tutto. Ditemi voi cosa ne pensate. E non è molto conosciuto come film, però a me non mi è dispiaciuto, però non lo metterei tra i preferiti, ma nemmeno i negativi, dai, nemmeno la speranza. Andiamo avanti. Allora, passiamo agli anime, appunto. Allora, ho visto questo mese Prison School, che vi dico solo, l'ho messo tra i preferiti, perché fa ridere. Mi è piaciuto, è carina la trama, è simpatica e tutto il resto, però a parer mio, è troppo magari spinto in alcune parti. Vi lascio sempre l'immagine che spero sia adatta all'idea. Però alla fine comunque è carino. C'è la trama parla di questi ragazzi che vanno in un college strettamente femminile, che il primo anno accettano anche i ragazzi, però sono questi quattro ragazzi che purtroppo, diciamo, non so se sono 4-5, non mi ricordo precisamente, che diciamo ci bevono alcol. Cioè, vorrebbero provare con le ragazze, ma vengono praticamente imprigionati perché non fanno le cose che non dovrebbero fare. Poi da lì degenera tutto l'anime. E vi consiglio di vederlo. È carino, simpatico, soprattutto per gli uomini. Ma è molto particolare, ecco. Allora, ma c'è un anime che ho visto, perché comunque l'hanno visto quasi tutti, è Another. Non l'ho continuato. Infatti lo metto tra i negativi, non perché non mi piaccia. È bello. Come storia bella, ma non riesco a guardarlo, mi mette ansia, mi mette un giorno magari ci riuscirò, non da sola. Non le metto negativi perché non mi piacciono, perché sinceramente a mio modesto parere non riesco a guardarlo da sola, qui non ci riesco. Uno che invece metto assolutamente nei preferiti assoluti è Tokyo Ghoul, che assolutamente mi è stato consigliato appunto dal 93 ed è bellissimo, l'ho visto tutte e due le stagioni. È veramente bellissimo, tra l'altro uscirà se non sbaglio, il 6 e il 7 marzo al cinema il film, penso della prima parte, non sono sicura, e penso che veramente, poi non so come sarà il film, però penso che sarà comunque bello, se è simile all'anime, penso che sarà veramente bello, perché comunque come trama è bellissimo, cioè paragonate che Giappone. Esistono anche dei ghoul, che alla fine è una specie di, sono delle specie di zombie, però che riescono a convivere con gli esseri umani, ci vanno sempre degli esseri umani ovviamente, però riescono a conviverci in modo pacifico e tutto il resto, e un ragazzo, tramite un incidente, diventa un mezzo ghoul, in poche parole. Da lì si svolge poi tutto l'anime. A me è piaciuto molto, perché è molto bello come è fatto. Io ve lo consiglio. Andiamo avanti. Se no non finisce questo video. Canzoni. Allora, metto tra i preferiti di questo mese due canzoni. Una di Adele, che si chiama Someone Like You, spero che lo conosciate, di Selena Gomez e Marshmello, Walrus. E niente, io vi lascio poi tutte le immagini, se riuscirò, appunto,
quando numererò i vari film delle film, eccetera, eccetera. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre che in collaborazione, se mai andrà 93, vi lascio sempre il canale qua sopra, o se riesco, nella descrizione, o nei commenti, da qualche parte lo metterò. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. E niente, spero che il video vi sia piaciuto.